Il mio sport è lavorare, usare le mani, la testa, le mani, tanto le mani. Niente altro, perché diciamo nella vita io solo ho avuto questo. Comunque ho dei figli che sono bravissimi e che sono contentissimo, ma se la domanda è che sport ho fatto, cosa, non ho avuto nessuna possibilità di fare sport. Ci sono tanti compagni di cui siamo privati, perché con altre squadre ora son tesserati, lottano fianco a fianco in altri campionati. Buongiorno, io sono Andrea Bottar. Io sono Massimo Bottar, fratello. Andrea Bottar, elettrotecnica. Do un benvenuto agli amici della Television e questa visita della nostra azienda. Vuol dire giocare ancora, vuol dire ritrovare. La Bottar elettrotecnica nasce nel 1969 da nostro padre Renzo e quindi anche noi festeggiamo i 50 anni come la Television. Però le origini imprenditoriali della famiglia Bottar vanno molto più lontano, esattamente dal 1943, quando nostro zio Rino iniziò un'attività di costruttore e riparatore di apparecchi radio. Rino Bottar è stato un protagonista nella rinascita economica, politica e sociale per la città di Treviso. Fra l'altro è stato anche un cofondatore della Confartigianato di Treviso. Nel 1969, come detto, nostro padre inizia questa nuova avventura come costruttore e progettista di trasformatori elettrici e macchine elettriche statiche. Questa attività in 50 anni è cresciuta, si è sviluppata e anche grazie al contributo di tutta la famiglia e anche di noi figli. Ritrovarci tutti vuol dire giocare ancora, vuol dire ritrovarci. Nel 2000, dopo il mio ingresso in azienda, viene fondata la Trabo SRL, una nuova società comunque sempre di proprietà della famiglia Bottar, in uno stabilimento qui vicino nel comune di San Biagio di Callata. Questa nuova realtà si differenzia dalla Bottar Elettrotecnica da una produzione più seriale di lotti di grandi quantità di pezzi tutti uguali, migliaia di pezzi uguali tra di loro, dedicata principalmente alla produzione di trasformatori, dedicata al mondo degli automatismi per cancelli e della videocitofonia. Mentre Bottar rimane ad essere un produttore più customizzato, più orientato a lotti molto differenziati tra loro, pezzi altrettanto, una produzione molto importante numericamente, ma più differenziata. Ritrovarci tutti vuol dire giocare ancora, vuol dire ritrovare l'unità di allora. Il mondo Television e il mondo del rugby per noi era un mondo sconosciuto. Nel 98, anche casualmente, grazie a amicizie personali, conosciamo questa realtà. Una realtà che proprio nel 98 stava vivendo un cambio generazionale, sia dal punto di vista dell'organizzazione, della dirigenza. Qualche anno dopo, diciamo, abbiamo cominciato a frequentare la Clubhouse e quindi a vedere, a vivere anche l'atmosfera o comunque la realtà della società sportiva Rugby Television. Facciamo vedere
La realtà Tervisium ci è subito piaciuta. Dal punto di vista educativo, vedere concetti come il rispetto del compagno, il rispetto per l'avversario, la correttezza, sono tutti valori che non solo l'imprenditore, ma ogni persona dovrebbe far propri. E nella televisione li abbiamo visti spinti al massimo. Poi l'aspetto formativo ancora di più, che per aspetto formativo non vuol dire solo insegnare ad allenarsi, a insegnare come affrontare le partite. Persone che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro competenze, per spiegare ai ragazzi che bisogna dare sempre il massimo delle proprie possibilità, che sia lo sport, ma anche vita, lavoro, studio, ma in qualsiasi interazione sociale. Spibrix vuol dire giocare con una maglia nuova, ma tener stretta in cuore quella rossa di allora. Un altro aspetto che ci ha colpito piacevolmente di questa società è che la Tervisium, oltre all'aspetto sportivo, strettamente sportivo, si fa carico di notevoli iniziative culturali che vengono espresse in varie forme, con collegamento continuo alla città di Treviso. E quindi è una realtà che ha un forte senso di appartenenza a questa terra, che è una cosa che ci accomuna, come noi da tanti anni che lavoriamo in questo territorio, benché siamo una realtà che è aperta a mercati nazionali e anche internazionali, che però ha delle radici profonde in questo territorio e che ha un forte senso di appartenenza. Il fatto lo dimostra che in tutti questi anni non abbiamo mai pensato di delocalizzare anche una singola parte di produzione. Quindi questo aspetto ci lega ancora di più alla radio e alla televisione. Anche per noi, come per la televisione, l'aspetto formativo è molto importante. Già dalle nostre origini, con il nostro zio, in Confartigianato di Treviso, che ha sempre portato avanti in quella sede, ma anche in altre sedi, progetti per la formazione dei giovani nel mondo del lavoro, anche come futuri tecnici, ma anche come futuri imprenditori. E anche ora, dopo tanti anni, la nostra famiglia è una strenua sostenitrice di questi progetti. Infatti noi collaboriamo con tutti gli istituti tecnico-professionali della città di Treviso e aderiamo ai progetti di scuola, alternanza, scuola, lavoro. Quindi nel corso degli anni, ogni anno, ospitiamo 4-5 ragazzi per lo stage scolastico. Il campionato è iniziato da poco, è iniziato molto bene, siamo certi che andrà altrettanto bene, anzi bisogna che vada bene. Invito tutti quanti, i sostenitori, ma anche a chi ancora non si è accostato a questa realtà, a frequentare le partite, i momenti in generale anche organizzati da Rugby Tervisium, il terzo tempo apposta per dare appunto un grande sostegno ai nostri ragazzi, a tutta la squadra, che è una cosa molto importante questa, quindi un invito caloroso a tutti quanti a sostenere sempre di più Rugby Tervisium e sempre avanti ragazzi, sempre avanti. Ritrovarci.